Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione europea, ha proposto il suo libro bianco per il futuro dell'Europa, dove ha esposto al Parlamento europeo 5 possibili scenari che vanno in estrema sintesi dal più Europa al fermiamoci qua. Certo, lo ha fatto a modo suo, considerando che i tecnocrati che rappresenta sono quelli che l'Europa hanno contribuito a distruggerla. Quindi non si è parlato di revisione sostanziale dei trattati e di abbandono della moneta unica. Ciò che è emerso tra le righe però è che perfino Juncker sa che è finita e che al suo libro bianco dovrebbe esserne affiancato uno nero con tutte le colpe dell'establishment che fino ad oggi ha tenuto le redini di questa Unione Europea. Il Movimento 5 Stelle ripudia il libro bianco del Presidente della Commissione Europea perché alla fine dei conti propone le stesse ricette fallimentari che hanno portato all'austerità, ad un mercato unico fuori controllo, alla distruzione del made in degli Stati membri e all'assenza di democrazia nel processo decisionale dell'Unione Europea. Il Movimento 5 Stelle vuole cambiare radicalmente le politiche europee attraverso un libro a 5 stelle dei cittadini dove il popolo italiano dovrà avere la possibilità di riformare il peccato originale di questa Unione Europea attraverso la revisione dei trattati. Servirà tutto quello che Juncker non ha avuto il coraggio di dire: ridiscussione di tutti i vincoli economici a partire da quello monetario, maggiore cooperazione su temi che riguardano l'immigrazione, una diversa strategia politica internazionale che punti al blocco dei finanziamenti a paesi come la Turchia, più risorse alle politiche sociali in Europa, invertendo completamente il trend dell'austerità, una seria alternativa al mercato unico che impedisca a mostri come il TTIP, se verrà approvato il CETA, di entrare in funzione. La verità che il re dei burocrati ha evitato di enunciare è che oggi l'Unione Europea ha paura dei suoi 500 milioni di cittadini. Anche perché non dispone di più dei mezzi per rappresentarli. Nel libro 5 stelle dei cittadini il potere dovrà tornare a questi ultimi grazie alla proposta di referendum e di processi di democrazia diretta che delineino la strada da seguire a livello comunitario e dei singoli stati. È finita l'era delle imposizioni dall'alto da parte dei burocrati di Bruxelles. L'Unione Europea deve rimettere al centro del potere decisionale il cittadino, incrementando la sua rappresentatività. Le sue politiche non devono essere imposte dall'alto, ma vagliate dalla volontà popolare, ampliando e rafforzando l'uso di tutti gli strumenti di democrazia diretta e partecipata. Tutti gli esempi di oggi dimostrano che quando i cittadini sono potuti esprimere, molto spesso hanno bocciato le politiche dell'Unione. E questo è un segnale gravissimo, secondo noi. Occorre maggiore trasparenza nel processo decisionale dell'Unione Europea, in primo luogo per ciò che concerne il Consiglio, e una redistribuzione del potere tra le istituzioni. Il Parlamento Europeo, unica tra le istituzioni dell'Unione Europea democraticamente eletta, è ancora troppo marginale nel processo decisionale. Auspichiamo una riduzione sostanziale del budget europeo, con tagli drastici degli stipendi dei parlamentari, eliminando ogni forma di benefit e privilegio, eliminando la tripla sede Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo e rimozione di tutte le agenzie europee non produttive, abolizione dei finanziamenti destinati alla propaganda dell'Unione Europea, propaganda, non informazione, la propaganda sulla moneta unica, la propaganda ad esempio nell'embargo contro la Russia, fake news, vere e proprie fake news pubblicate anche dalla propaganda dell'Unione Europea e altro. Rimessa in discussione degli oltre 2 miliardi di euro destinati all'inutile piano Juncker che finanzia solo le grandi opere. Quei soldi li vogliamo per le piccole e medie imprese. Abolizione dei fondi concessi a partiti e fondazioni europee. Una larga fetta del budget europeo dovrà essere dedicato alla questione sociale, ad esempio proponendo un reddito di cittadinanza europeo, come sembrava peraltro nelle intenzioni della Commissione a inizio legislatura. I fondi europei, infine, devono essere programmati sui veri bisogni del territorio,
con la trasparenza piena e la pianificazione pubblica dei bandi, che oggi non abbiamo. Gli emendamenti che ho presentato alla risoluzione, il primo è sulle politiche della sicurezza. Lo vado a illustrare. Nell'ottica della Commissione, la priorità per salvaguardare lo spazio Schengen deve essere data al rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne. Se da un lato è necessario fare in modo che coloro che circolano liberamente all'interno dell'area Schengen non rappresentino un pericolo per la sicurezza interna, dall'altro esprimiamo dubbi circa la necessità di creare nuovi sistemi informatici o banche dati senza che sia assicurata la loro interoperabilità al fine di evitare sprechi inutili delle poche risorse disponibili. Chiediamo inoltre che l'esigenza di una maggiore sicurezza e tutte le misure che vengono prese per tutelare i cittadini e l'integrità dello spazio Schengen non siano utilizzate come giustificazione per restringere i diritti fondamentali dei cittadini europei sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e in particolare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Accogliamo con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa per la tutela dei whistleblowers da tempo da noi richiesta. Per essere efficace chiediamo che questa normativa sia orizzontalmente applicabile a tutti i settori dell'economia. Emendamento sulla nuova politica della migrazione. La nuova politica della migrazione delineata nel programma di lavoro della Commissione è volta principalmente a creare una fortezza Europa arroccata nei propri confini che devono essere debitamente protetti per tutelare l'integrità dello spazio Schengen ed evitare che collassi. La revisione del sistema europeo comune di asilo e tutte le azioni intraprese con i paesi terzi di origine e transito dei migranti sono propedeutiche a questo scopo. Non siamo d'accordo con l'utilizzare strumenti tipicamente umanitari quali il reinsediamento come strumenti per regolare i flussi migratori verso l'Unione Europea. La Commissione vuole replicare lo schema dell'accordo Unione Europea-Turchia definendolo un elemento decisivo per regolare i flussi di migranti in arrivo sul territorio dell'Unione Europea. Non siamo d'accordo con questo modello che semplicemente delega a costi altissimi per il contribuente europeo la gestione dell'emergenza a uno Stato terzo in cui la tutela dei diritti fondamentali dei rifugiati non è garantita e che espone l'Unione Europea al ricatto dei paesi terzi che possono decidere di non rispettare i termini dell'accordo quando più conviene. Abbiamo chiesto più volte in tutte le sedi, anche nel Parlamento italiano, una revisione del sistema di Dublino III che si è dimostrato fallimentare nel fare fronte all'emergenza dei rifugiati o dei richiedenti asilo. Purtroppo notiamo con preoccupazione come la proposta di riforma che la Commissione ha presentato, addirittura peggiorativa in alcuni punti, non preveda un meccanismo di solidarietà e redistribuzione delle responsabilità tra gli Stati membri automatico e obbligatorio per tutti, solo non lasciando soli quei paesi che come Italia o Grecia si trovano sui confini esterni dell'Unione Europea, si potrà creare un sistema equo e assicurare una corretta ripartizione delle competenze e delle responsabilità. Quindi revisione del regolamento di Dublino nel rispetto dei principi di cooperazione ed equa ripartizione delle responsabilità tra tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia e gli altri paesi di primo ingresso non possono diventare il campo profughi d'Europa. La redistribuzione in tutti gli Stati membri dei richiedenti asilo arrivati in Italia deve essere obbligatoria e automatica. Non bisogna aspettare che l'Italia o altri Stati membri di frontiera arrivino al collasso e si trovino in uno stato di emergenza. I paesi che si rifiutano devono essere sanzionati. Bisogna lavorare sulle cause per prevenire il fenomeno degli sbarchi. Sì all'embargo di armi, no a operazioni di destabilizzazione in Medio Oriente e in Africa, sì alle sanzioni per le multinazionali che violano i diritti umani nei paesi terzi. Abolizione rigida di ogni forma di finanziamento diretto e indiretto ai produttori di armi. Pretendiamo più investimenti nel sociale. Chi ha diritto alla protezione internazionale deve entrare in Europa attraverso vie legali di accesso. Pertanto la richiesta di protezione deve essere fatta nel paese di origine
o nel caso fosse impossibile nel paese di transito. Il nostro emendamento sulla macroregione alpina recita: nell'ambito delle nuove politiche della macroregione alpina sia maggiormente sostenuta l'economia, deve essere, inserito nel testo, deve essere maggiormente sostenuta l'economia di montagna, la salvaguardia ambientale, la biodiversità del suolo e delle acque, la promozione dell'autoproduzione energetica e il contrasto allo spopolamento delle zone alpine. Che venga altresì perseguita l'ottimizzazione delle infrastrutture già in essere, al fine che le grandi opere oggetto di controversie sociali, ambientali ed economiche, quali la nuova linea ad alta velocità Torino-Lione, non siano implementate. Grazie.